Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa, come sempre, è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Risparmio. Come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì torniamo con la rubrica Buonanotte Mercati, che vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver avuto un impatto sugli investimenti ma anche sulla nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Fra le notizie più importanti della settimana, la prima che mi viene da darvi è che una causa è stata intentata venerdì che accusa Google di pregiudizi razziali sistemici contro i dipendenti di colore neri, affermando che la società di motori di ricerca li guida verso lavori di livello inferiore, li paga meno e nega loro l'opportunità di andare ad avanzare a causa della loro razza. Secondo una denuncia che chiede lo status di class action, Google mantiene una cultura aziendale razzista che favorisce gli uomini bianchi, in cui i neri costituiscono solo il 4,4% dei dipendenti e circa il 3% della leadership e della sua forza lavoro. L'attore April Curley ha anche affermato che l'unità di Alphabet Google ha sottoposto i lavoratori neri a un ambiente di lavoro ostile, anche richiedendo spesso che mostrino l'identificazione o siano interrogati dalla sicurezza nel suo campus di Mountain View in California. A quanto pare, per il momento Google non ha ancora risposto alle richieste di commento da parte della stampa. La denuncia è stata depositata presso il Tribunale federale di San José in California e è arrivato dopo che l'autorità di regolamentazione dei diritti civili in questo stato, il Department of Fair Employment and Housing, ha iniziato a indagare sul trattamento da parte appunto di Google delle lavoratrici nere, per cui di donne, e sulla possibile discriminazione sul posto di lavoro. Per la seconda notizia ritorniamo in tribunale statunitense, che in questo caso ha respinto venerdì una causa contro Amazon, che veniva accusata di violazioni dell'antitrust per aver impedito ai venditori delle terze parti di offrire offerte migliori per i loro prodotti altrove. Il giudice Hiram Pegg-Lugo della Corte Superiore del Distretto di Columbia ha accolto la mozione di Amazon di respingere questa denuncia presentata lo scorso anno dal procuratore generale di Washington DC, Carl Racine. Racine ha dichiarato: «Riteniamo che la Corte Superiore abbia sbagliato e la sua sentenza orale non sembrava prendere in considerazione le accuse dettagliate nella denuncia e una recente decisione di un tribunale federale di consentire a una causa quasi identica di andare avanti». Questo è quello che comunque ha detto il procuratore generale in una dichiarazione inviata via email, aggiungendo che l'ufficio stava valutando le sue opzioni legali. La decisione non è ancora stata accompagnata dalle motivazioni del giudice, che ovviamente arriveranno successivamente e nel caso andremo a ricommentare. Il procuratore Racine ha affermato che la politica del rivenditore online potrebbe rendere i prezzi di un determinato prodotto più costosi su piattaforme che competono con Amazon, poiché i suoi prezzi includono commissioni che possono arrivare fino al 40% del prezzo totale. Per la terza notizia usciamo dai tribunali e parliamo del Giappone. La giapponese Suzuki Motor prevede di investire circa 150 miliardi di yen per produrre veicoli elettrici e batterie in India, secondo quanto riportato dai media giapponesi sabato. Appunto, proprio sabato il primo ministro giapponese Fumio Kishida si recherà in visita in India per incontrare il suo omologo indiano Narendra Modi. Il piano di investimenti di Suzuki fa parte di un annuncio di Kishida, che farà appunto durante il suo viaggio, di alcuni piani per investire 5, e dico 5 trilioni di yen nei prossimi 5 anni in India, secondo quello che riporta il quotidiano economico Nikkei. Suzuki ha deciso di costruire una nuova linea di produzione di veicoli elettrici in India con l'obiettivo di iniziare le operazioni già nel 2025, o almeno secondo quello che afferma il giornale Nikkei, senza però identificare la fonte del suo rapporto. Al momento però non ci sono né confutazioni né conferme da parte di Suzuki Motor, che ha rifiutato per il momento di andare a commentare queste notizie. Comunque andiamo a parlare di numeri, che questa settimana segnano una delle migliori settimane di sempre, per quello che mi ricordo, 2022 sicuramente, sia per quanto riguarda gli indici americani che per quelli dei listini mondiali in generale, che sembrano scontare voci di una possibilità che
un accordo alla fine del conflitto che è causato appunto dall'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina possa essere raggiunto nel breve periodo. Il miglior indice di questa settimana per quanto riguarda il mercato americano è comunque il Nasdaq, che dona un generoso 8,18%, mentre il tanto amato Standard & Poor's 500 non si fa sicuramente mettere in disparte con un ottimo 6,16%, e anche l'industriale Dow Jones ha una performance positiva del 5,13%, attaccato magari col fiato sul collo dal Russell 2000, che praticamente è lo stesso valore positivo di pochi decimi percentuali di differenza. Indici comunque prevalentemente positivi questa settimana che è appena passata, con pochi cali e non particolarmente interessanti. Quello peggiore è il CSE All Share dello Sri Lanka, che continua una performance negativa già iniziata con un meno 3%, e poi lo Shanghai Stock Exchange e il Dow Jones Shanghai, entrambi con un segno negativo e rispettivamente a un meno 70% uno e a un meno 43% l'altro. Parlando di buoni risultati, quelli migliori, dobbiamo tornare in Giappone con il Nikkei giapponese che guadagna un 6,62% e poi il Bel 20 belga con un più 6,37%, seguito anche dall'AEX dei Paesi Bassi con un più 6,16%. Performance di rilievo anche per il nostro carissimo FTSE MIB con un bel 5,13% di segno positivo. Se torniamo a parlare di settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana ha offerto degli spunti di guadagno a doppia cifra, mentre i settori in rosso non sono andati neanche tanto male sostanzialmente. Infatti negli Stati Uniti i settori che hanno fatto tra virgolette piangere non ce ne sono, ma in linea di massima le perdite sono sostenibili e sopportabili, in particolare l'Energy Services con un meno 6%, l'Oil and Gas con un quasi meno 3% e poi il Telecommunication, le telecomunicazioni, che sfiorano il meno 1,4%. I settori a segno positivo invece fanno ridere parecchio per chi ci ha investito, con l'industria del tabacco che regala un eccezionale più 31% e quella delle infrastructures, le infrastrutture, con un più 23%. Poi nella forchetta che va dal più 13,5% a 14,5% troviamo le aerolinee, il settore auto e il settore delle vendite online. Diciamo una rosea settimana per questi settori. Come sempre passiamo concludendo col mercato delle cripto, che ad oggi sabato 19 marzo, giorno in cui sto registrando questo video, ritorna a fornire delle prestazioni positive nel complesso a doppia cifra, con molte coin ad alta capitalizzazione che donano sorrisi a 54,20. Partiamo da Ethereum, la grande amica degli smart contracts, che segna un più 13,50%, e il nostro re, il Bitcoin, che si porta a un più 6,70%, e il coin di Binance, BNB, con un più 6,30%. Da notare fra le coin ad alta capitalizzazione anche alcune ottime performance di coin che in questo periodo erano un po' sotto l'occhio del ciclone, come Avalanche, che poi ciclone, valanga, che sfiora il più 20%, Solana con un più 10% e ADA Cardano con un più 9% abbondante, mentre Terra, dopo settimane sul lotto volante, ha un leggero rintracciamento a un meno 3,5%. Se invece andiamo a dare un occhio al suo complesso, per cui il total crypto index market inclusivo del Bitcoin, con un bel balzo in avanti attestandosi a un più 8,54%. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati della settimana che si è appena conclusa, settimana che ci ha portato delle belle notizie, del bel verde, sembra l'Irlanda, la verde smeraldo irlandese. Spero che continui ad andare avanti così, per vedere tutti un bel verde, insomma. Ovviamente, come sempre, spero che questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore fammelo capire lasciando un bel commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, quello è il verde per il mio canale. Inoltre, se sei nuovo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, così che tu non debba perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Buonanotte mercati, come ogni lunedì, torna lunedì prossimo e noi invece ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!